Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Verde, sinistra e anche altre posizioni, anche la Schlein, insomma, chiedete, voi avete chiesto un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Meloni in Parlamento. Ecco, è diciamo risolto per voi il caso, nel senso che continuate a chiedere che la Meloni venga in Parlamento, che risponda, che chiarisca? Cosa vi aspettate a questo punto? Ma guardi, intanto la Presidente Meloni deve venire a rispondere del perché e si è deciso di attivarsi dopo ben un anno dall'arresto della nostra concittadina Ilaria Salis, dato che ci piace tanto parlare di prima gli italiani. Vorrei ricordare che è italiana anche lei. È in quello stato di detenzione terribile dove, come appunto abbiamo raccontato, vengono violati totalmente i diritti di questa donna, e per un anno non si è fatto niente. Oggi magicamente, dopo la diffusione delle immagini di Ilaria che va al processo in udienza incatenata, come Marco Travaglio ha appena descritto, allora ci svegliamo tutti. Ma vogliamo ricordarci che in quest'anno tutti coloro che dicono, e mi riferisco ai vari ministri e rappresentanti di governo che cadono dalle nuvole e dicono che non sapevano nulla, beh, forse hanno la memoria corta, perché non è vero che non sapevano nulla, perché la famiglia di Ilaria Salis ha denunciato svariate volte, si è rivolta addirittura nel marzo del 2022, marzo del 2023, direttamente alla Presidenza Presidente del Consiglio, poi non ricevendo risposta, il 1° dicembre ha scritto al Ministro di Giustizia e a seguire ad altri ministri. Ad oggi nessuna risposta è arrivata. Ma è possibile, signori miei, che ci svegliamo solamente quando siamo messi di fronte a quelle immagini, di fronte alle quali non si può più negare nulla? Mario Secchi, ci svegliamo solo quando non si può più negare.